Salve a tutti e benvenuti di nuovo sul canale Sifu Patrick, il canale delle arti marziali. Un saluto da Sifu Patrick, ovviamente grazie ancora per essere qui ad aiutarci e a sostenere il canale, soprattutto con la visualizzazione, con la visione del video e con la partecipazione, che è molto importante perché comunque vuol dire che il canale è attivo, è in movimento, è... ci sono le persone che seguono i video, li commentano, questo mi fa molto piacere. Oggi parlo di un argomento che mi è stato richiesto ovviamente su un video precedente tramite un commento e mi sono preso ovviamente la premura proprio di girarlo, anche perché era un argomento che volevo comunque trattare tempo fa. Sarà un video di un ciclo di video sempre a tema di questo tipo di argomento, sempre riguardo il Kung Fu, diciamo, interno, e di cui ne parlerò, perché praticamente questa è una parte di questo particolare stile, di questi particolari stili di Kung Fu che dicendo poi direttamente da Shaolin. Non vi anticipo nulla, rimanete su questo video, quindi attendete poi ovviamente la presentazione e ci vediamo fra pochi secondi. A tra poco. Eccoci di nuovo qui, amici, salve a tutti quanti, benvenuti, io sono ovviamente il vostro amico Sifu Patrick, sono maestro di Wing Chun Chi Gi, Baiyek Xing Chuan, creatore del Jiang Shudao Kung Fu e fondatore della scuola White Kenki Shudo Sport Association. Sono un praticante di arti marziali, un insegnante, insomma, ecco, pratico e insegno ovviamente Kung Fu, che è una mia passione da quando, diciamo, ero adolescente. E poi comunque sono un cultore generale delle arti marziali, non disdegno né la parte giapponese né la parte occidentale, la scherma, diciamo sono un cultore di arti marziali a 360 gradi, quindi anche dello sport da combattimento che ho praticato per un periodo del mio percorso e continuo ad essere appassionato proprio perché lo sport da combattimento mi ha dato tante cose e ovviamente che poi vanno ad amalgamarsi nell'arte marziale. Prima cosa di cominciare il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, iscrivetevi perché è molto importante e vi spiego, noi dobbiamo raggiungere i 1000 iscritti. Io ho visto tante persone che sono entrate sul canale, prendo le visualizzazioni dei video, però poi ovviamente magari non sanno che va fatta l'iscrizione, non sanno quanto per noi è importante l'iscrizione. Allora, l'iscrizione per noi è molto importante, tanto a voi non vi costa nulla, è soltanto un click e non vi dà fastidio perché tanto le notifiche, soltanto se volete attivare la campanella, vi arrivano e potete rimanere aggiornati sui nostri video. La cosa più importante è che si crea la comunità marziale. Che vuol dire questo? Che cliccando l'iscrizione, ovviamente qui sappiate che è un canale dove ovviamente si parla di arti marziali, si parla di cultura, si scambia anche opinioni tra persone, quindi l'obiettivo è quello, diciamo, è l'interscambio proprio culturale tra tante persone, che è la cosa secondo me che è di vera importanza per la crescita di un artista marziale. Io sono stato ad esempio ospite, cioè partecipando ovviamente ospite, nel senso intendo che ovviamente ho pagato come spettatore all'IMAD, che è stato un evento che è avvenuto il weekend scorso, il 10-11 di settembre credo, e sì, 10-11 settembre, quindi era un sabato e domenica, dove comunque ho potuto constatare la bellezza di quando ci si viene incontro e si confrontano anche a livello culturale e a livello tecnico diverse discipline che magari non hanno punti di vista e punti in comune. Però questo metodo, diciamo, di confronto, ovvero di incontrarsi, di parlare, soprattutto di fare amicizia, che è la cosa più importante, rispettandosi reciprocamente, aiuta ad espandere la comunità, perché tanto alla fine comunque siamo tutti artisti marziali, chiunque pratica un qualcosa o qualcos'altro. L'importante è cercare di far crescere la cultura marziale. Il canale nasce per questo, ecco perché dico iscrivetevi, che è molto importante, perché l'iscrizione permette al canale di crescere, ampliare la comunità marziale, interscambiare le conoscenze anche tra utenti. Quindi ovviamente l'obiettivo, essendo che sono i 1000 iscritti, a 1000 iscritti si sblocca la funzionalità del canale, che è quella di sbloccare la community. Quindi la community ci si può proprio confrontare direttamente anche su tramite il web, sul canale, che diventa uno spazio proprio culturale dedicato ovviamente agli appassionati
di questo settore, che sono poi sport a combattimento, arti marziali, quant'altro, filosofia, quindi non si parla soltanto di tecniche. Nonostante ho visto e ho potuto constatare che le tecniche piacciono molto, quindi continuo a farlo ovviamente, perché comunque continuo a parlare di quello che faccio. Quindi mi raccomando, aiutateci, supportateci, che è molto molto importante. Cerchiamo di prima della fine dell'anno di aiutarmi a farmi questo regalo, arrivare a 1000 iscritti. Tanto non vi costa veramente niente, basta un click. Quindi se avete ascoltato questo breve messaggio, sappiate che è importantissimo per noi, perché si crea proprio la comunità, che è una cosa che ci tengo di più, perché proprio il canale prende proprio consistenza, oltre al sblocco delle live, che è una cosa personale proprio che mi piace fare. Quindi ci sarà anche la possibilità che posso fare anche delle lezioni live, quindi potete partecipare, la cosa più bella. Purtroppo non arrivando a 1000 iscritti non le posso fare, quindi sono tutte, diciamo, indifferite, ecco, sì, posso fare degli streaming, delle dirette, ma sono tutte indifferite. Invece farle in live sarà la cosa proprio più entusiasmante, perché avrò anche la possibilità, per chi non ha la fortuna di poter stare qua magari e fare lezione con me, di farle ovviamente tramite una live, no? E è una cosa molto bella, secondo me, insomma, ecco, anche se siamo lontani si può praticare comunque. Ovviamente fate sempre riferimento al vostro maestro, se avete un vostro maestro, però è bello anche poter partecipare in questo modo. Questo è per questo che è molto importante arrivare a 1000 iscritti. Allora, oggi voglio parlare di un argomento un po' particolare che mi ha chiesto un caro amico, il caro Carmine, che mi segue sempre, lo saluto, ciao Carmine, e sto facendo questo video proprio perché me l'ha richiesto. E sarà un ciclo di video, ho deciso che è proprio così, che è un ciclo di video dove parlo di questi tipi di stili di arti marziali, di argomenti. Oggi iniziamo con l'Iron Body. Tu mi hai chiesto una camicia di ferro, se potevo fare un video a tema di questo qua, e inizierò a parlare della camicia di ferro. Allora, parliamo innanzitutto che cos'è la camicia di ferro. Penso che tante persone l'hanno ascoltato. Premetto, parlo anche di questo argomento che dovevo già comunque fare da tempo, perché è stato uno stile di arti marziali che in piccolissima parte ha fatto parte, diciamo, del mio percorso di formazione, perché veniva praticato nella vecchia scuola, non quella precedente, quella precedentemente ancora, dove io andavo. C'era proprio una persona che praticava questo Iron Body e faceva la forma, mi ricordo, cioè faceva una forma particolare che ci darò dopo, vado per step, vado ovviamente, e faceva il condizionamento. E diciamo anche noi per qualche lezione, insomma, abbiamo testato, diciamo, di che cosa si trattasse. Era molto molto interessante, devo dire, sia Iron Body che Iron Palm. Quindi comunque parlerò in questo video di Iron Body, ok? Quindi chiamata anche Iron Shirt o camicia di ferro. Mi è stata chiesta anche da tante altre persone. Allora, che cos'è innanzitutto l'Iron Body? Allora, l'Iron Body non è altro che uno dei 72 stili di Shaolin, suddivisi in 36 stili interni e 36 stili esterni. Sommandoli diventano 72, sono 72 stili che sono dentro Shaolin. L'Iron Body è uno di questi. Il creatore dello stile è stato il maestro Zhu Tang. Lo stile nasce con il principio di portare il corpo a resistere agli urti e agli impatti violenti. Impatti che potrebbero danneggiare in modo intenso il corpo, se non ferirlo gravemente, tutto questo tramite l'utilizzo ovviamente del chi, che va ovviamente a proteggere il corpo durante ovviamente lo scontro o la colluttazione. Ecco, l'Iron Body nasce con questo principio di difendere proprio il corpo dagli urti e dagli impatti forti. Quindi c'è tutto un lavoro, ovviamente un condizionamento che viene fatto per portare ovviamente il corpo a gestire, diciamo, questa parte difficile sostanzialmente, che generalmente le arti marziali non fanno. Quindi è molto tipico ovviamente dei monaci Shaolin. Se vedeste i monaci Shaolin durante le loro esibizioni, diciamo, fanno questo, perché fa parte proprio del loro percorso di addestramento. Ovviamente non tutti poi si cimentano in questo, però comunque ci sono alcuni monaci che si cimentano soprattutto in questo. È una parte dell'arte marziale a cui si dedicano specialmente quegli artisti marziali che dedicano, diciamo, quotidianamente la loro vita a fare soltanto quello. Quindi comunque è una cosa abbastanza, diciamo, di livello estremo, però se fatta bene porta, secondo me, a dei risultati eccezionali, proprio quasi, diciamo, da rendere un po' la persona quasi sovrumana. Ma andiamo ad analizzare di preciso che cosa, come è costituito, come nasce innanzitutto l'Iron Body, e come, qual è la leggenda, e poi come è costituito. Allora, Zhu Tong, il maestro che, diciamo, ideò l'Iron Body,
era praticamente un insegnante di tiro con l'arco del generale UFA. Poi parleremo del generale UFA altrove, perché è stato il creatore dello Xing Yi, quindi ho da fare anche un video dove parlo proprio degli stili. Allora, lui praticava, se vado un attimino a leggere perché mi sono segnato i nomi in cinese, lo Shenzi Dada Qigong, ok? Che cos'è lo Shenzi Dada Qigong? Diciamo, è una pratica un po' che è un po' controversa, sarebbe chiamata in inglese Testicle Height Outstanding Techniques, ovvero diciamo quella tecnica dove ci si appende dei pesi ai testicoli o si danno, cioè la retroinversione dei testicoli, si vanno a colpire, no? Avete mai visto dei monaci che diciamo si danno delle botte lì sotto e a livello testicolare, oppure trascinano dei pesi enormi anche con i testicoli agganciandoli con una corda, e diciamo c'è un po' un condizionamento. È una pratica estrema, ragazzi, attenzione, io non l'ho mai fatta e non ho intenzione di farla, perché si possono rischiare danni gravi, attenzione, non è una cosa da fare così. Però ho conosciuto persone che in realtà lo facevano, si appendevano anche parecchi chili ai testicoli, e veniva chiamata come la pratica del Yukong. Però diciamo è una delle pratiche, diciamo, che Zutong faceva. Poi un altro, gli altri stili sono lo Huxiao Jing Zong Zhao, ovvero che sarebbe l'esercizio della campana d'oro che grida alla tigre. Poi c'era il Tie Bushan, che è il lavoro delle cinque fenici di ferro, e il Wufeng Siming Guixi Shu, metodo di riposo combinato della tartaruga urlante e delle cinque fenici. Allora, questi praticamente cinque sistemi di condizionamento erano le pratiche che Zutong praticava, ok? Quindi fanno parte, diciamo, del tutto il discorso dell'Iron Body, perché attenzione, non si pensi che si chiama camicia di ferro soltanto perché il condizionamento avviene nella parte superiore del corpo, perché io questo lo sapevo, me lo ricordo. Il condizionamento è del corpo, è generale, a livello totale, non è vero che si condiziona soltanto il busto, magari il tronco e le gambe magari vengono dimenticate. Come vedete c'è anche la pratica del Qigong e del condizionamento dei genitali, quindi diciamo è molto arduo, è molto estremo come sistema di Shaolin. Ma come nasce, diciamo, la leggenda? Attenzione! Allora, la leggenda narra che Zutong abbia imparato questi stili in modo sconosciuto, non si sa da chi, forse non si sa se le abbia ideati lui o le abbia imparate da qualcuno da cui il nome ovviamente non si trova. Però praticava tutti e cinque questo ciclo, diciamo, di esercizi, li trasmise praticamente a un monaco taoista che scrisse poi un libro. Scrisse un libro nel 1426, il monaco taoista Deng Kunlun, scrisse in questo libro tutte le sequenze degli esercizi che lui aveva appreso da Zutong. Allora, il nome del libro è un nome in cinese, si chiama Grande canzone del cerchio sequenza intensa del primo maestro Zutong. Vera linea tigre grida, esercizio della campana d'oro, costruito su meccanica di su meccanica segreta, su tecnica segreta. Allora, questo è il libro che fu tradotto, e c'è la leggenda popolare che racconta come questo Zutong iniziò praticamente il suo lignaggio, mentre si racconta che questo Zutong stesse attraversando un ponte, praticamente un ponte alto, davanti a lui inizia a camminare un ragazzo, un giovane ragazzo molto grande, molto alto, che si guardava i piedi mentre camminava a testa bassa. Zutong pensava che questa persona ce l'avesse con lui. Sapete, all'epoca c'erano queste sfide, c'erano tra persone, tra vagabondi. Allora, che fece? Al momento che attraversarono il ponte, nel momento del contemporaneo incontro, si sfiorarono le spalle. Zutong pensò nella sua testa che questo ragazzo volesse spingerlo per far vedere che lui era più forte. Che fece Zutong? Ispirò praticamente, emise un suono e si racconta che la sua spalla destra, da rossa, diventò viola, fino a praticamente far diventare tutto il corpo come se fosse una roccia. Il ragazzo che toccò la spalla, quindi come se lui avesse fatto una ispirazione con un'emissione della vibrazione del suono, l'abbia colpito, il ragazzo è caduto, ovviamente quasi quasi cadeva di sotto dal ponte. Che è successo? Ovviamente questo ragazzo cadde in ginocchio, primo proprio di forze, quasi buttando saliva dalla bocca, e ebbe avuto un colpo energetico sostanzialmente. Poi
questo ragazzo alla fine si va a capire che non era altro che il futuro allievo di Zhutong. E si chiamava, se non sbaglio, ve lo dico subito perché mi sono segnato il nome, si chiamava Wu Song, che diventò praticamente, lui camminava con i piedi, praticamente guardandosi i piedi perché stava attento alle, la gente racconta che stava attento alle pozzanghere che venivano generate ovviamente dai temporali, lui per evitare di calpestarle si guardava i piedi. Zhutong aveva frainteso che questa persona ce l'avesse con lui e l'aveva praticamente colpito per farlo cadere, ovviamente con un colpo diciamo energetico. Quindi in realtà lo scontro che avvenuto tra i due lui ha toccato ovviamente con una spallata, utilizzando la tecnica della camicia di ferro, l'altra persona, che subì ovviamente un colpo molto forte, quasi da farlo cadere di sotto al ponte, praticamente privo di forze, che è una cosa molto 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 particolare, perché fa capire che ci sta dietro un condizionamento energetico. Questa è la leggenda, ragazzi. Allora, il principio su cui si basa la camicia di ferro è un concetto semplice, è un concetto non solo interno, ma è un concetto di interno collegato all'esterno, dove c'è un focus mirato proprio verso l'interno, quindi non è soltanto una pratica interna. Ecco perché dico, non confondiamo ovviamente lo stile che è uno stile di condizionamento esterno, come se nell'interno non ci fosse nulla, ma non confondiamo ulteriormente che deriva soltanto da una parte interna, perché ovviamente per poter permettere al corpo di raggiungere un tale livello c'è bisogno di un condizionamento esterno che nasce in concomitanza con l'uso interno. Perché, ma soprattutto il focus è sempre mentale, ragazzi, è la cosa più importante. È un po' il concetto del fabbro che forgia il metallo. Se voi pensate che quando si forgia una spada, non è che io metto una spada e inizio la spada e se fuori forgiata, occorre una dura lavorazione. Quindi il fabbro sa che quando deve martellare col martello per forgiare la spada occorre un lavoro, un forte lavoro. Il lavoro è sia esterno, quindi c'è il condizionamento da parte del martello, ma deve essere anche l'intensità del metallo capace di plasmarsi all'interno. Questo è il concetto fondamentale dell'iron body. Quindi la stessa cosa che avviene per il forgiare il metallo, per il concetto del forgiare il metallo, avviene nel corpo. Ma la domanda è come si forgia il corpo, ok? Su che cosa si basano gli esercizi della iron body? Iniziamo subito col dire che è una pratica abbastanza anche forte, dove ci si può ferire se non fatta con un supervisore espertissimo, cioè con un maestro proprio, perché non si può fare così, prendersi e dare, cominciare a condizionare il corpo, perché ci si rischia di far male, perché c'è anche un lavoro studiato per poterlo condizionare. Allora, quindi ci si può ferire, attenzione a quello, è molto importante. La prima cosa, sicuramente, vengono utilizzati degli strumenti esterni per aiutare il corpo ad essere condizionato. Come il metallo viene forgiato attraverso il fuoco e l'acqua, attraverso il processo di riscaldamento e di raffreddamento, anche il corpo subisce questo processo. Allora, uno degli strumenti importanti per il rafforzamento, diciamo, del nostro corpo, quindi per la pratica dell'iron body, è una tintura particolare. Allora, c'è una tintura che si chiama il Didi Jiao, ok? Solo che il Didi Jiao è a base di alcol, con una miscela ovviamente di erbe e altre cose, che serve ovviamente ad aiutare il corpo a diciamo, sia riscaldare ovviamente il muscolo, la parte muscolare, grazie alla canfora, ed altre erbe che poi penetrano all'interno per rinvigorire anche l'osso e i tendini e tutto quanto. Quindi comunque è un olio molto particolare, ha un odore molto forte, io l'ho sentito. È un olio molto difficile da fare. Allora, la differenza tra Didi Jiao e questo tipo di tintura che viene utilizzata per l'iron body, quindi ognuno ha, diciamo, un po' la sua ricetta segreta, è che nel Didi Jiao c'è l'alcol, mentre nella tintura simile a Didi Jiao, che comunque è utilizzata, si usa l'aceto di altissima qualità, perché è differente, perché l'alcol non ha le stesse proprietà dell'aceto, ok? Quindi l'aceto, diciamo, ha delle proprietà totalmente migliori rispetto all'alcol.
L'aceto, come sapete, può togliere tutto, può togliere anche la vernice e conserva ovviamente intatto però la parte sottostante, non la va a distruggere. Diciamo l'alcol tante volte può essere anche un po' corrosivo, per questo si utilizza questa diciamo tipo di tintura. Ovviamente la miscela di erbe è sconosciuta, ragazzi, perché sì, sicuramente c'è la canfora, ci sarà l'artemisia, ci saranno tanti tipi di piante che però ovviamente ognuno poi la fa a modo suo. Infatti quell'olio sapevo che costava tantissimo e era anche molto difficile da reperire. Infatti di solito per la distillazione addirittura sapevo che ci volevano circa diversi anni prima di poter distillare l'olio, ecco perché ha un costo elevato, perché una volta fatto poi bisogna attendere 4 anni per poterlo poi utilizzare, quindi comunque va fatto in continuazione, quindi ne faranno sempre, lo faranno sicuramente ciclicamente in modo che non ne vengano mai a mancanza. Questo è uno dei principi fondamentali per fare l'Iron Body, quindi andiamo a proteggere il nostro corpo con diciamo questa tipo di tintura, o vanno a proteggere il proprio corpo, ecco, non pratico Iron Body, però l'ho sentito, me lo ricordo, questo olio l'ho visto, era di Dijau sicuramente, e ha un odore molto forte, però si sente subito che riscalda nelle mani, io l'ho toccato, l'ho e ti dà tipo una sensazione di infuocamento proprio, e infatti si sente la pelle che quasi fosse olio, lo stesso crema, diciamo balsamica, tipo balsamo di tigre, oppure se avete provato l'eucalipto, quelle creme all'eucalipto che sembra che infuocano sulla parte, in realtà hanno un effetto di riscaldamento muscolare. Questo per la fase iniziale esterna. Poi, sempre per la fase esterna, loro utilizzano una frusta di metallo. Io me la ricordo anche questa cosa perché il mio maestro me ne parlava, era la frusta taoista. Questa frusta, che pesa circa 1,5 kg, è composta da 108 tondini di ferro, molto fini ovviamente, no? Chiamata anche spazzola, ed era fondamentale per condizionare anche questa, le varie parti del corpo dove si va a lavorare, quindi si utilizzava sul ventre, sul petto, sulle braccia, tutte le parti del corpo mano a mano per condizionare il corpo, quindi diciamo è uno strumento essenziale che viene portato dietro dal praticante di Iron Body dovunque lui va, insomma, perché comunque lui condiziona costantemente il suo corpo e quindi queste percussioni non fanno altro che condizionare il corpo a reagire agli impatti. È un condizionamento leggero, è come un po' il concetto della goccia cinese. È molto importante la frusta perché ha un lavoro soprattutto che secondo me è quello di non condizionare ovviamente la mente anche al tatto, al dolore, quindi c'è un lavoro anche tattile ed è fondamentale. Un altro esercizio fondamentale sempre per l'Iron Body, che io anche questo ricordo di averlo visto, era la forma di Sibichuan. Che cos'è la forma del Sibichuan o Sibichuan? Non è altro che una forma dove avviene una sorta di respirazione e emissione praticamente di suono soprattutto, quindi ha a che fare molto con la vibrazione. Questo penso che concorderanno tanti praticanti di arti marziali interne che anche conosco, che me l'hanno anche spiegato. Ad esempio c'è il caro amico Maurizio che c'è il canale di Karate Cultura Italia, l'altro giorno quando l'ho incontrato all'IMAD mi ha fatto vedere attimino al volo il concetto di Sanchin. Quando sono andato a vedere cioè quel concetto di Sanchin mi ha ricordato effettivamente lo stesso concetto di Iron Body che facevo praticamente quando che avevo visto fare, ho fatto poche volte, insomma, perché non è che la praticavamo spesso, sì, noi praticavamo stili come Xing Yi, Wing Chun all'epoca eccetera eccetera, e quindi poi c'era anche questa sezione dove c'era chi era più appassionato che andava a praticare, però me lo ricordo perché c'era questo tipo di esercizio, questa tipo di forma proprio che era questo Sibichuan, che è tipo il Sanchin, dove c'è proprio l'emissione del suono ma anche la vibrazione, quindi questa vibrazione che fa praticamente penetra dentro fino ad arrivare alle ossa rafforzandole, quindi è collegata. Ecco perché vi ho detto che all'inizio nella leggenda dove Zutong dà la spallata a Wusong, all'allievo, praticamente al futuro allievo, lo fa con un'emissione, un'ispirazione, un'emissione. E mi ricordo che in questa forma il Sibichuan c'era il concetto di respirare e come protegge il corpo da una sorta di strato d'aria, una sorta un po' di camera d'aria, no? Che attutisce il colpo.
Questo è molto importante perché è una forma che allena proprio questo concetto. Infatti è una forma molto semplice, in realtà bisogna saper conoscere bene sia la parte interna che la parte esterna, perché non è un pugno tirato così, ma è un pugno dove c'è una sorta di condizionamento sia interno collegato ovviamente all'esterno, quindi non è facile, bisogna sapere quello che si sta facendo. Quindi io sostanzialmente quando ho cominciato a praticare Wing Chun con mio maestro posso dire che lui mi ha allenato molto ad esempio al tattile, no? Al non sentire il dolore. In realtà non sentire il dolore fa parte anche del lavoro dell'Iron Body, quindi diciamo che io parzialmente ho fatto qualche cosa inconsapevolmente, perché alla fine siamo esseri umani, e il concetto di quando vieni colpito di espandere, quindi c'è il concetto di espansione, fa parte sicuramente del condizionamento dell'Iron Body. Quello è anche un'altra parte, perché l'espansione in realtà non è altro come il concetto di incamerare aria ed espandere la parte interna, perché diciamo a livello cellulare noi dobbiamo essere capaci di entrare dentro il nostro corpo, dentro la nostra mente, e cercare di governare il nostro corpo, perché sostanzialmente il focus interno di cui parlavo all'inizio dell'Iron Body è questo. Sì, l'unione tra l'esterno e l'interno, quindi il condizionamento eccetera eccetera, ma anche il focus interno. Questo che vuol dire? Io l'altro giorno ero al mare, ad esempio, ho fatto un po' di condizionamento con la mano sulla sabbia, e mi sono reso conto, proprio mentre pensavo a girare questo video, che nel momento in cui arriva l'impatto della mano, quindi è lo stesso esercizio che si faceva dell'Iron Palm, perché io l'Iron Palm un po' l'ho fatto, ecco perché vi parlo dell'Iron Body, che è simile, quando vai a colpire con la mano in realtà, non è che colpisci con la mano morta o con la mano dura, ci deve essere sia la flessibilità, ma al momento dell'impatto la mano si deve aprire un pochino come il concetto del pupazzo di legno, del Wooden Dummy, del Mugen Jong, no? Chiamato con la forma, col nome corretto. Quando colpisci il pupazzo per colpire il legno in realtà ti fa male, finché non capisci che deve, al momento dell'impatto ci deve essere una sorta di mini espansione quasi istantanea, dove in realtà il duro, cioè la parte dura del corpo, è allo stesso tempo morbida, quindi duro e morbido insieme non fanno altro che rimbalzare la forza che ci viene ad impattare. Ecco perché chi fa Iron Body o camicia di ferro sembra non farsi male, perché in realtà sono flessibili ma allo stesso tempo duri. Attenzione, io dico duri, non rigidi, perché la rigidità si spezza, cioè è la morte di ogni cosa. È quella durezza unita all'istantanea flessibilità che permettere al corpo, quindi in questo caso all'Iron Body o quello che state facendo, di agire un po' come uno specchio, ovvero di far rimbalzare, diciamo, la forza che ci viene a colpire in quel momento. È un lavoro di un micro movimento in realtà. Se andiamo a analizzare, diciamo, fisicamente questa cosa, è un lavoro di un micro movimento molto molto piccolo che avviene all'interno. E quindi occorre, per questo caso, che vi dicevo prima, un focus mentale proprio importantissimo, focalizzato proprio all'interno, oltre che al condizionamento sia esterno che interno. Il condizionamento sia esterno che interno non fanno altro che creare, diciamo, quello strato di corazza sul corpo che permette al corpo poi di non danneggiarsi. Unito poi alla parte interna, ecco là che poi si va a creare quella famosa camicia di ferro. L'esercizio finale, che contorna, diciamo, tutti gli altri esercizi di condizionamento, tra la forma, tra anche ovviamente la frusta taoista, ovvero la spazzola di metallo, anche non è altro che il Qigong. Il Qigong permette fondamentalmente agli organi di lavorare bene assieme, ok? Di lavorare in sincronia, di lavorare in armonia e di capire bene il flusso energetico, di riequilibrare e aumentare soprattutto il flusso energetico del corpo, anche in base ovviamente all'orario della giornata in cui lo pratichiamo. Quindi in realtà il Qigong si può fare tranquillamente quando volete. C'è un punto della giornata dove magari l'energia è più alta e conviene lavorare la parte più interna che la parte esterna, quindi comunque ci addentriamo un po' nella branca della medicina cinese, che secondo me è fondamentale per chi pratica l'Iron Body, per doverla sapere, perché ovviamente mettete il vostro corpo e il vostro organismo in condizioni di una diciamo forgiatura tra virgolette abbastanza estrema, quindi sia dalla parte esterna ma soprattutto dalla parte interna è necessario che la conoscenza del flusso energetico degli organi sia
sia abbastanza elevata, perché altrimenti si rischia di andare a lavorare male e di creare quello squilibrio che permette la disunione sia dalla parte esterna che dall'interno, mentre in realtà l'iron body è forte proprio perché interno ed esterno agiscono sempre insieme. Ma è una cosa che poi ho sempre detto, che secondo me le arti marziali esterne e interne non sono altro che, diciamo, la faccia della stessa medaglia in realtà, perché esterno senza interno non può esistere. Ecco, e l'iron body lo dimostra ampiamente. Ecco, questo non dimostra altro che un concetto mio che, diciamo, ho sempre detto che per me è un cavallo di battaglia. Successivamente si batte il corpo. Questo che significa? Che diciamo si permette, battendo il corpo, al sangue di fluire meglio, ok? Come se fosse, diciamo, una sorta di massaggio, ok? Quindi si batte il corpo massaggiando il corpo per permettere al sangue, che magari tante volte può stagnarsi o coagularsi, è dovuto comunque al condizionamento, invece in questo modo, con questi tipi di massaggi particolari, il sangue fluisce meglio nel corpo, portando il chi laddove serve, perché voi sapete che il chi non è altro che energia. E che cos'è che trasporta energia al nostro corpo? Ovviamente il sangue. Ecco qua, questa è la parte fondamentale. Quindi tutti questi esercizi fatti in concomitanza in questo modo permettono a chi pratica l'iron body o la camicia di ferro di farla in modo corretto. Ragazzi, il video termina qua, io spero che ovviamente sia stato un video interessante, e sicuramente farò anche i prossimi video dove parlerò di Iron Palm, dove parlerò di Mac soprattutto, perché avevo un programma di fare un video proprio a tema di questo ed è strettamente collegato con questo ciclo di video, perché andiamo a sorvolare su una branca delle arti marziali che sono un po' mistiche, ok? Dove magari ancora c'è tanto scetticismo, ma anche tanto scetticismo dovuto anche diciamo ai fake master, diciamo così, che hanno comunque sfruttato questa parte dell'arte marziale per poter vendere un qualche cosa di particolare. La gente rimaneva ovviamente estasiata, dice: posso, diciamo, distruggere una persona con un dito solo, quando dietro tutto questo c'è un lavoro molto intenso, c'è da studiare un po', cioè vi devo preparare un video che me l'ero già segnato da farlo tanto tempo fa, perché ci tenevo, anche per sfatare sia di alcuni falsi miti, ma anche per tutte quelle persone scettiche, dar loro modo di vedere e osservare le cose da un punto di vista diverso, perché, come sapete, lo scettico, ah no, se non vedo non credo, però ci sono delle cose che ovviamente funzionano se fatte bene. Attenzione, è sempre questo: le cose funzionano se vengono fatte bene, non esiste a priori, no, non funziona perché è una cosa finta, non è dimostrabile. No, si possono dimostrare determinate cose, sono state dimostrate, magari non c'è la dimostrazione ufficiale, non ci sono, però ci sono state comunque, perché altrimenti non se ne sarebbe parlato. Così come ovviamente si è creata una caricatura, quindi sono più le caricature, sapete, che le cose vere, perché ovviamente che vengono mandate in commercio, quindi è naturale che troviamo più fake master che magari più persone serie, perché magari anche la persona seria ormai fa fatica anche a parlare della propria cosa, dato che ormai un 100%, anzi diciamo un 98%, è diventato totalmente finzione, che sarebbe difficile poter sostenere che magari una branca di quella disciplina è un qualche cosa di magari di fattibile o di reale, magari spiegata in modo diverso. Purtroppo è questa la difficoltà anche della comunicazione, perché purtroppo, per quanto posso, anche per quanto riguarda gli stili, diciamo, di arti marziali, no? Anche con Wing Chun, con qualunque altro stile, si è creata questa tribù nuova, perché le arti marziali tradizionali non funzionano, sono meglio gli sport da combattimento, si creano comunque costantemente queste discussioni, proprio perché diciamo un po' la mancata cultura, le cose fatte un po', diciamo così, alla carlona, come diciamo a Roma, fatte un po' male grossolanamente e fatte passare come una cosa fatta bene, non fanno altro che trasformare in caricatura un qualche cosa che potenzialmente magari parte con un buon principio e poi si va a perdere, perché magari c'è sta qualcuno che, per poter vendere, diciamo, qualche cosa di innovativo che magari non era stata pensata per la vendita, si inventa delle cose che diventano ovviamente palesemente illusioni, dove molte persone magari ci cascano e escono fuori cose come arti marziali no touch, ad esempio Aikido no touch, eccetera eccetera, e quindi si passa totalmente da un
potenzialmente vero ma difficile da fare a non ci credo perché comunque tanto l'ho conosciuto, sono tutte cavolate insomma. E c'hanno ragione quelli che dicono che poi che sono cavolate, perché effettivamente le persone che caricano, diciamo, fanno diventare una caricatura questa branca, diciamo, un po' esoterica dell'arte marziale, lo fanno per esclusivamente per poter vendere un prodotto che magari hanno soltanto loro o lo fanno in pochi. La gente magari non ci capisce niente, è convinta, diciamo, di poter fare determinate cose e le praticano. E si crea ovviamente poi una setta di persone che ci credono ciecamente, ecco. Ecco là poi che si crea la caricatura. Noi, siccome il canale nasce con il concetto di espandere e promuovere la cultura limpida delle arti marziali, cerco di spiegare secondo come, ovviamente, in base anche alle ricerche, nascono gli stili. Come avete visto, la camicia di ferro nasce con questo principio, così come vi spiegherò per sia l'Iron Palm, l'Iron Leg, il D-Mac, e vi spiegherò ovviamente come nascono questi concetti, se ci sono delle piccole parti di verità, ma la base della fonte ovviamente di questi concetti è sempre ovviamente, ad esempio il D-Mac è sempre la medicina, ma lo spiegherò ovviamente nei video successivi. Io vi ringrazio ovviamente per aver ascoltato il video, se vi è piaciuto ovviamente mettete un like, fate anche un commento perché comunque è un argomento molto interessante. Io per quanto riguarda Iron Body ho avuto la fortuna di conoscerlo, ho visto la forma anche, ho visto come veniva praticato. Il concetto non è altro ragazzi, soprattutto quello di incamerare aria, una della parte di concetti e tensione nel proprio corpo ed espandere, quindi c'è un concetto di espansione che io già faccio nel mio concetto di Wing Chun Chi Chi, perché il mio maestro mi insegnava gli elementi durante la pratica del Wing Chun, quali il fuoco e l'acqua, e ricordo che l'acqua era l'armonizzazione, il concetto dell'acqua, che ne parlava anche Bruce Lee, hanno parlato insomma tanti altri artisti marziali prima di me, ma il concetto del fuoco non è altro quello dell'espansione, che è la parte più difficile, che è un po' il concetto poi dello Zen Zuan dell'Ichuan. Diciamo il Grandmaster Wang Xianzai l'aveva compreso, ma perché? Perché Wang Xianzai, avendo studiato sotto il Grandmaster Guan Yushen, che praticava Iron Palm, ok, quindi storicamente Guan Yushen praticò Iron Palm, si vede perché ci sono delle foto dove lui è ritratta, questa foto dell'Ottocento dove lui rompe per dentro una pila di mattoni e si dice la leggenda che abbia ucciso un cavallo con una palmata, e effettivamente lui aveva praticato, era un praticante di Qingyi, praticava questa parte interna, quindi ecco perché Lichuan ha questi concetti di Zen Zuan e di Qigong, soprattutto fatto in una maniera da aiutare il corpo. Quindi il Qigong fatto da solo aiuta comunque sicuramente il corpo agli organi a ristabilire l'armonia e a farli lavorare insieme. Però se ovviamente se poi si vuole fare un discorso marziale bisogna pure subentrare un po' sulla parte del condizionamento, che è totalmente diverso. Il condizionamento secondo me è essenziale, poi dipende con che limite, diciamo, volete farlo, perché se viene fatto a un limite estremo, molto intenso, eccetera, eccetera, fatto bene, si arriva a fare anche l'Iron Body. Dipende cosa volete fare durante poi uno scontro, cioè questo poi dipende anche un po' dalla struttura della persona, dal suo concetto di arte marziale, eccetera, eccetera. Questo dipende dalla pratica che voi avete fatto e da come concepite le arti marziali. Sicuramente è un qualche cosa di molto interessante, perché in una situazione in cui si viene colpiti, attenzione, un minimo di condizionamento aiuta, e questo tipo di espansione aiuta a attutire il corpo e ad essere più liberi nel muoversi. Sicuramente il movimento con le gambe, per me, per quanto riguarda il mio modo di insegnare, è la parte fondamentale, perché senza movimento si è soggetti ai colpi, e comunque anche se uno fa la camicia di ferro, per un po' anche il ferro, ragazzi, si può rompere. Però il concetto è proprio quello di deflettere. C'è dentro l'Iron Body il concetto, come vi ho detto, di duro e morbido insieme. Un pochino come attacco e difesa insieme. Quindi il concetto è faccio da specchio, ok, alla forza che mi viene incontro. Quindi è naturale che un colpo poi viene rimbalzato. Ecco perché vedete bastoni rompersi, vedete mattoni rompersi. Perché quello stesso corpo, essendo in uno stato di durezza e morbidezza insieme in contemporanea, quando subisce un urto o un colpo da un oggetto che potenzialmente è rigido, quell'oggetto ovviamente si rompe. E tanti pensano, attenzione, ha rotto l'oggetto, oppure magari sono montati gli oggetti. No, magari gli oggetti possono essere anche veri, ma il discorso che vi faccio è: se lo colpireste, diciamo, con una foglia, la foglia non si rompe. Perché? Perché la morbidezza
sta alla base di tutto. La flessibilità comunque, ragazzi, vince sempre. Questo è l'Italian Body, non so, dimostra soltanto come si protegge il corpo, ma come ovviamente la rigidità in realtà è il vero nemico del praticante di arti marziali. Quindi chi fa Iron Body o la camicia di ferro non è assolutamente rigido, è un corpo condizionato con una flessibilità però dura, un pochino come l'acciaio, diciamo, Toledo delle spade, che è un acciaio duro ma morbido. Infatti l'acciaio Toledo era un acciaio del cui più famoso del mondo, da cui anche i samurai e alcuni daimyo andarono per farsi forgiare delle spade, perché aveva una, era una lega particolare, aveva una lavorazione talmente segreta che superava ovviamente l'acciaio damasco in qualità di durezza, ed era molto più forte e molto più resistente, perché l'acciaio damasco era molto duro però si poteva rompere superata la soglia di durezza. L'acciaio Toledo era molto duro ma allo stesso tempo aveva quella forte flessibilità da non permettere che si rompesse, ma rimanendo duro allo stesso tempo. Questo è un po' il concetto, diciamo, della camicia di ferro. Ve l'ho fatto come sempre il concetto della spada, che poi ovviamente è l'elemento portante del Jiang Shudao, il mio sistema. Ragazzi, vi ringrazio, scusate ancora se mi sono dilungato un pochino perché ci tenevo. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, aiutateci a crescere, mettete un like se vi è piaciuto il video e fate un commento. Grazie a tutti coloro che ci seguono, e saluto Carmine ovviamente, spero che si guardi il video con piacere, con un po' di pazienza perché è un po' lungo, ho preso un po' di tempo per farlo, e ci vediamo direttamente al prossimo video settimanale. Ciao!